Ci abbiamo giocato tutti, 3 manifestazioni nazionali in un anno, 112 eventi sportivi, oltre 500 iscritti. Questo è il mondo del calcio balilla. Ne parliamo con Francesco Bonanno, presidente della Federazione Nazionale Italiana del Calcio Balilla. Francesco, buongiorno. Come sei arrivato a questo sport? Ma sono arrivato nel senso che giocavo fin da bambino. Poi nell'arco del tempo, dopo il mio incidente, facevo tantissimi altri sport e alla fine mi sono deciso, ho detto, ma perché non giocare ancora a calcio balilla, visto che è un gioco, è uno sport che mi appassiona tanto. Nel 2006, insieme in collaborazione con un'azienda di calcio balilla, Roberto Sport, abbiamo ideato questo calcio balilla paralimpico. E da lì è nato questo progetto. Io ho fatto un po' di tour in giro per l'Italia facendo la sfida al campione, trovando fondi qua e là, ho cominciato a regalare, donare questi calciobalilla alle aziende ospedaliere, ai centri di riabilitazione. Da lì è nato questo movimento, anzi, che non credevo neanche, quindi tutti appassionati, tutti che si avvicinavano, rivivendo qual era l'esperienza del gioco da bar e trovandosi anche in una facilità estrema, perché calciobalilla non ha bisogno di nessun tipo di ausili. Dunque si sono avvicinati tutti e da lì ho deciso di creare, insieme a Fabio Cassanelli e Roberto Falchero, la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla nel 2011. 10 volte campione del mondo, ti appresti a conquistare l'11° titolo? Ma sì, diciamo che la voglia è tanta. Quest'anno campione del mondo Fabio Cassanelli, quindi è diventato lui a prendere in mano lo scettro. Io ero campione del mondo di singolo l'anno scorso, mio compagno di giochi, dunque abbiamo fatto la strage delle medaglie d'oro. Nel 2013 per la prima volta in Italia abbiamo portato la Coppa del Mondo a squadre, quindi grandissime soddisfazioni. Sicuramente l'anno prossimo farò il possibile, mi allenerò tanto, io sono molto impegnato per portare avanti questi progetti sia nazionali che internazionali, perché il mio orizzonte, l'obiettivo principale è quello, nella speranza di portare calcio balilla alle Paralimpiadi. Per un ragazzo o una ragazza che vogliono avvicinarsi a questo sport, qual è il metodo più semplice? Ma diciamo che se sono dei ragazzi che hanno già fatto la loro riabilitazione nei centri spinali e hanno visto il calcio balilla, abbastanza andare sul sito della federazione www.fpicb.it o altrimenti scrivere su Google o cercare sul web calcio balilla paralimpico e da lì trovano qualsiasi indirizzo, qualsiasi possibilità per avvicinarsi. Le nostre varie associazioni in Italia, essendo una federazione giovane, per il momento siamo arrivati a 9 e stiamo cercando di fare, appunto, negli eventi promozionali che facciamo quasi ogni giorno durante l'anno, di fare più pubblicità possibile per farci conoscere. Immagino che poi questi ragazzi ovviamente avranno degli istruttori, avrà chi insegnerà, ci sono tante regole come tutti gli sport che uno magari, sai, giocandoci da piccolo non sta a guardare, ma adesso non, praticando uno sport paralimpico non è più così. Beh, certo, non è il classico regolamento che si trova quando uno va al bar o gioca all'oratorio. Qua c'è una regola molto specifica, ci sono vari tipi di regolamento, tipo regolamento nazionale si gioca in un modo, regolamento internazionale in un altro. I nostri delegati sono preparati a istruire i ragazzi, c'è una commissione arbitrale, quindi poi il regolamento possono trovare sul sito e studiarselo un po'. Presidente, andiamo a farci una partita? Assolutamente sì. Grazie. Ciao a tutti.